tutto sommato sta andando meglio di quello che si poteva prevedere, perché abbiamo sul primo dei due binari già viene eliminata da subito, è stata eliminata la riduzione della velocità e quindi il traffico potrà essere, questo significherà che aumenteranno i passaggi dei treni. Poi verranno attivate delle strumentazioni di monitoraggio nel pomeriggio, per cui domani mattina i treni passeranno liberamente, sia pure a velocità moderata, anche sul secondo binario. E quindi sostanzialmente dalla giornata di domani il traffico ferroviario verrà ripristinato quasi integralmente.